confronto per quella che riguarda la sanità all'ospedale di Grottaglia, l'ospedale San Marco. Si è parlato in particolar modo del modello innovativo di presa in carico globale in riabilitazione ed in area medica. È stata una plurisessione. Si sono volute approfondire come curare le malattie, prendersi cura della persona, oppure le tipologie dei malati e la comorbidità in un reparto di medicina interna, ma si è parlato anche della progettualità e della funzione del presidio San Marco di Grottaglia e infine una tavola rotonda su sanità, salute e territorio. In parte quello che insomma è emerso è che ci saranno degli sviluppi positivi per quanto riguarda la riabilitazione. Ovviamente l'impegno è quello di migliorare i servizi ai cittadini e comprendere i tempi e i modi con i quali appunto questi servizi dovranno essere attivati e potenziati. Diciamo che è una giornata interessante per la città, ma tanto bisognerà fare per il nostro ospedale. Da questo convegno la Sanità Taranto cosa trae? Innanzitutto che per effetto di un cambiamento demografico ormai sotto gli occhi di tutti dobbiamo riformulare la nostra offerta. La nostra offerta qui oggi a Grottaglia guarda al futuro, parte dal presente, di una società sempre più anziana e più cronica e guarda al futuro, con un'offerta all'interno di un presidio post-acuzia che mette insieme geriatria, medicina, lungodegenza e riabilitazione, guardando proprio a quelli che sono gli effettivi bisogni di una comunità. Il sindaco di Grottaglia diceva che bisogna fare tanto per l'ospedale di Grottaglia. L'ASL come risponde? Qui si sta già facendo tanto e vogliamo fare ancora di più. Certo, il problema dei problemi rimarrà sempre il personale, e col poco personale in circolazione non è un fatto né finanziario né economico. Non si assume non perché non c'è la disponibilità economica, ma non si assume perché non c'è più il personale medico che può essere assunto per problemi di programmazione che ormai tutti quanti conosciamo. Col poco personale che abbiamo però riusciamo già a fare tanto, con un'offerta sanitaria che oggi è sotto gli occhi di tutti e all'avanguardia.